Amici di Cronache di Cielo e Terra, benvenuti a questo decimo e pensavamo ultimo appuntamento, ma probabilmente, vista la situazione eh, internazionale, dovremmo eh, fare ancora qualche puntata. Eh, continuiamo il nostro percorso sulle guerre del Novecento. Ecco, noi abbiamo detto guerre del Novecento, ma ovviamente eh, con l'attualità eh, arriviamo agli anni 2000. E uh, c'è un motivo per cui abbiamo voluto inserire comunque, abbiamo voluto chiamare la rubrica guerra del Novecento e poi arrivare al giorno d'oggi. Magari il professore ecco ce lo spiegherà, intanto lo saluto, uh, salve professor Bonuglia. Salve Ciro, salve a tutti. Ecco, uh, siamo arrivati appunto al conflitto russo-Ucraina, arriviamo all'attualità. Ora, ehm, appunto, la rubrica si chiama Guerra del Novecento, ma come dicevo prima, eh, siamo ovviamente, eh, insomma, le radici del conflitto russo-ucraino iniziano, diciamo, almeno visibilmente, eh, non, non molti anni fa. Ecco, quindi la prima domanda è proprio questa, quali sono le premesse della rivalità russo-ucraina e fin dove affondano le radici della crisi? Sì, abbiamo deciso di, congiuntamente di prevedere anche la trattazione di questa, di questa crisi perché rientra appieno nella logica delle crisi geopolitiche e dei conflitti geopolitici. Quello che noi abbiamo fatto in questo percorso è stato quello di soffermarci su tutta una serie di episodi che hanno evidenziato come i conflitti e le crisi eh, che si sono palesate nel corso del Novecento avessero avuto come loro origine una serie di motivazioni di natura che appunto viene definita geopolitica, a livello di strategie, eh, potremmo dire, legate alla guerra fredda, a livello anche di eh, necessità legate agli approvvigionamenti energetici oltre che a questioni legate eh, al nazionalismo di più parti in, in lotta. Questi tre livelli si trovano tutti all'interno di questa crisi che è scoppiata eh, in modo lampante. Nel febbraio del 2022, ma che ha le sue radici assolutamente nel Novecento, non è una crisi nuova. La crisi russo-ucraina non è una crisi del, del mondo che si è venuto a configurare dopo la fine della guerra fredda, anzi, è una crisi che pur, pur avendo segnato gli anni 2000. Uh, ha le sue radici nel Novecento, visto che la rivalità uh, tra gli ucraini e i russi è una rivalità che affonda sostanzialmente nella storia del Novecento e che se noi volessimo soltanto limitarci ad analizzare ci obbligherebbe inevitabilmente a partire da quello che è il primo conflitto mondiale che vede nel 17, come noi ben sappiamo, L'imporsi dei bolscevichi all'interno di quella che prima era la Russia zarista e che oggi e che poi diventerà invece l'urso sovietico. L'Ucraina, in questo senso, è una delle mire espansionistiche più dirette di quell'Unione Sovietica che andava a in pratica configurarsi, ma è anche l'ultimo dei territori che l'Urse riesce ad ammettere e ad annettere nella nuova configurazione che lo Stato si dona. Infatti, va ricordato che l'Ucraina viene di fatto smembrata e divisa venendo data ed affidata nella maggior parte del territorio all'Unione Socialista delle Repubbliche Sovietiche soltanto nel 1921, quindi quattro anni dopo la rivoluzione bolscevica con il famoso Trattato di Riga ed è lì che nasce in pratica il diritto di riconquista da parte russa, in quel caso sovietica, nei riguardi dell'Ucraina che da quel momento in poi eh, non si sentirà mai eh, parte di quell'unione perché subirà una serie di eh, politiche di stalinizzazione, di collettivizzazione forzata, eh, ci sarà sostanzialmente, si parlerà negli anni venti di un grande genocidio armeno, eh, le vicende che Stalin porta avanti con l'uccisione di milioni di kulaki, eh, in larga parte si verificheranno appunto in quello che era considerato il granaio della Russia e ancora prima il granaio d'Europa insieme alla Polonia. Quindi questo per dire che eh, le crisi che noi abbiamo vissuto negli anni 2000, sia con il ballottaggio tra eh, Yanukovych e Yushchenko, il primo filo russo e il secondo filo nato fino filo Unione Europea, eh, sono soltanto l'inizio di quello che porterà al 2014 la Russia a reclamare e prendersi la Crimea e appunto nel 2022, secondo le stesse dinamiche, a reclamare e prendersi di fatto il Donbass, cioè quelle regioni che, eh, data la configurazione geografica e quindi geopolitica dell'Ucraina, sono più vicine ai confini russi e quindi abitate in maggioranza da popolazione russofona. E questo conferma che tutta la lunga storia del Novecento dell'Ucraina è una storia di differenziazione e di eh, partecipazione forzata all'Unione Sovietica. Non sarà infatti un caso che, negli anni eh, del secondo conflitto mondiale, eh, esattamente come era successo nel primo, l'Ucraina sarà palcoscenico di veri e propri derby. Così come nel primo conflitto mondiale l'armata bianca, cioè di coloro che sostenevano gli zar, si era eh, di fatto identificata nei, nei territori ucraini e lì c'è stato il maggior e eh, il più duro il più cruento scontro con le armate bolsceviche. Così nel secondo conflitto mondiale saranno gli ucraini i primi a combattere a fianco alle potenze dell'asse in funzione anti-bolscevica. E questa rivalità che soffia sull'identità nazionalista ucraina di differenziazione rispetto anche alla dominazione, pur se bolscevica ma sovietica, sono elementi che si ritrovano assolutamente anche nella crisi attuale, che quindi affonda le sue radici su tutta una serie di questioni mai sanate, di nodi mai sciolti che sono poi venuti alla luce di nuovo, anche se in una forma diversa e con tematiche nuove che il nuovo millennio, il nuovo terzo millennio, il nuovo ordine mondiale ha praticamente poi in qualche modo eh, giganteggiato e ha in qualche modo stimolato e dopato, come poi adesso vedremo più avanti. Professore, quanto ha influito invece l'ingerenza americana nell'esacerbare gli animi? di questo conflitto. È stata una ingerenza determinante, determinante perché eh, nel momento in cui l'Ucraina nel 91 è una tra i primi territori facenti parte dell'Unione Sovietica a staccarsi e dichiarare la sua indipendenza, in quanto ricordiamoci che dopo il crollo del muro di Berlino il primo, la prima ondata di differenziazione, di autonomia e poi di indipendenza che interesserà le nazioni del patto di Varsavia, che erano comunque stati da un punto di vista formale indipendenti, interesserà poi una serie di repubbliche che facevano parte dell'Unione Sovietica. L'Ucraina sarà la prima a in qualche modo rivendicare la propria autonomia prima e indipendenza dopo. E questo perché? Perché parte della società ucraina aveva sempre vissuto negativamente eh, e con grande, potremmo dire, imbarazzo, la sovietizzazione e la russificazione della propria cultura e della propria vita politica e culturale. Ebbene, l'America, in una logica di alta, una logica chiaramente di rivalità nei riguardi dell'Unione Sovietica, che si era comunque eh, disgregata e disciolta continuerà a soffiare in questo senso e ad esempio la eh, figura di Yushchenko con la sua rivoluzione arancione nei primi anni 2000-2004 così come eh, quello che accadrà nel 2014 vedrà l'America sempre molto attenta a influenzare dando la propria eh, potremmo dire paternità Finanziaria e politica a certi movimenti ucraini nazionalisti, eh, poiché interessata a eh, estendere geogra geograficamente, geopoliticamente il, la sua presenza in Ucraina, perché era quello il modo per avvicinarsi alla Russia. Da parte russa, chiaramente, questa ingerenza è stata vista sempre come una minaccia. Una minaccia perché? Perché eh, se noi andiamo a vedere dal punto di vista geografico il confine con l'Europa e cioè con la Nato della Russia, noi vedremo che dal nord c'è la Finlandia, che è sempre rimasta neutrale e non è mai entrata di fatto nella Nato. Ma poi scendendo, eh, a parte la Bielorussia, che è sempre stata filo-russa, eh, noi abbiamo proprio l'Ucraina, che è la porta d'entrata verso l'Unione Sovietica di ieri e verso la Russia di oggi. Motivo per il quale essendo la Russia e la cultura russa abituata a ricevere delle invasioni dall'Europa via terra, perché ricordiamoci che eh, dopo Napoleone, dopo Hitler eh, la Russia e eh, eh, nel mezzo eh, le vicende della prima guerra mondiale la Russia si è sempre praticamente trovata ad essere invasa via terra da quelle regioni che sono la porta d'ingresso eh, geopolitico del paese gli americani da questo punto di vista hanno sempre capito che soffiare sull'identità nazionale ucraina in funzione antirussa visto che qui stiamo parlando degli anni 2000, quindi non c'è più la necessità della funzione antisovietica, ma in funzione antirussa, era un modo per creare comunque un problema a quella che veniva considerata e viene tuttora considerata il contraltare del, del mondo unipolare, che invece vede l'America essere l'epicentro di tutto questo. E ce lo conferma questo aspetto un rapporto che la CIA scrisse nel 1966. Quindi contestualizziamo un attimo questo documento. È un documento che la CIA scrive in piena guerra fredda e in cui si occupa della necessità di finanziare in qualche modo una resistenza ucraina soffiando sul sentimento antisovietico, perché siamo nel 1966. In questo documento, che fu redatto il 27 gennaio del 1966, noi leggiamo: L'intensità del sentimento nazionale ucraino è difficile da misurare. Gli ucraini sono il più grande gruppo di minoranza dell'URSS e l'importanza politica, economica e strategica dell'Ucraina è seconda solo a quella della Russia propriamente detta. Molti ucraini, probabilmente la maggioranza, sono membri leali della società sovietica Ma il, proce e il processo di russificazione ha raggiunto in Ucraina orientale, soprattutto nelle città, un livello superiore di quello ottenuto da Mosca in ogni altro territorio dell'URSS. Però il il, questo rapporto va avanti e poi si conclude in questo modo. Le pulsioni nazionaliste ucraine anche se rappresentano un problema costante per l'amministrazione sovietica non costituiscono per ora una seria minaccia per il regime moscovita solo nel caso di una disintegrazione del Potere centrale dello Stato sovietico, il nazionalismo ucraino potrebbe riaffiorare alla superficie e costituire un punto di riferimento per la nascita di un movimento organizzato di resistenza anticomunista. È quello che accadrà nel momento in cui l'URSS si dissolve. In quel momento. Secondo questo rapporto scritto nel 66, si creano le condizioni per attivare e aiutare, e quindi ingerire nelle questioni interne ucraine, in funzione non più antisovietica, ma di fatto antirussa, cercando quindi di soffiare sul nazionalismo ucraino, così come in altri momenti della storia si era cercato di fare eh, sostenendo altri nazionalismi in funzione antisovietica. Professore, possiamo considerare quindi la crisi odierna come l'ultima eredità della guerra fredda? O anche qui c'è dell'altro. Allora, sicuramente, da una parte, il fatto che i due grandi competitor, i due grandi player siano la resistenza ucraina chiaramente foraggiata dalla NATO e dall'Unione eh, Europea. E dall'altra parte vi sia la Russia che, re, che reclama giustamente quelli che sono i suoi territori dove la maggioranza della popolazione è culturalmente russa e quindi è russofona, eh, inevitabilmente ci, fa, ci suggerisce di leggere questo conflitto come un po' l'ultimo della Guerra Fredda, cioè l'ultimo conflitto che, pur essendo venuto meno il bolscevismo, trova gli americani e i russi ancora una volta uno di fronte all'altro. Però c'è anche molto altro perché questa lettura sarebbe riduttiva e ci porterebbe un po' lontani, in quanto nel frattempo essendo venuto meno il bolscevismo in Russia ed essendoci un'altra leadership che è quella di Putin, la logica della guerra fredda in verità sarebbe stretta per leggere e comprendere gli eventi. E quindi è assolutamente lecito, a parer mio, incominciare anche a leggere questa crisi secondo un altro tipo di scansione, che è quella di cui si è fatto portavoce lo stesso Putin eh, nel 2014. Putin nel 2014 eh, scrisse questo. È necessario mettere un freno all'isteria, rifiutando la retorica della guerra fredda e accettare come un fatto ovvio che la Russia è una protagonista indipendente, attiva e sovrana delle dinamiche internazionali. Come tutti gli altri paesi, essa ha i suoi propri peculiari interessi che devono essere tenuti nel debito conto e rigorosamente rispettati. Stati Uniti ed Europa agiscono a loro piacimento. In tutto il mondo usano la forza delle armi contro stati sovrani e costituiscono alleanze basate sul principio se voi non siete con noi, siete contro di noi. Per legittimare la loro politica aggressiva, essi costringono le organizzazioni internazionali ad emettere risoluzioni che ne giustifichino le azioni, ma se queste non agiscono in loro favore, essi semplicemente le ignorano. Questo intervento che Putin fa all'indomani dell'annessione e della prova di forza nel 2014 con cui riannette la Crimea ci fa comprendere che la logica della guerra fredda è superata ed è confermato questo nel modo con cui lo stesso Putin si è posto all'opinione pubblica internazionale rispetto alla crisi che si è poi generata eh, nel febbraio del 2022, e cioè con la questione del Donbass. L'idea quindi di una Russia che vuole accreditarsi non più come la vecchia Russia, Russia bolscevica e sovietica, ma una Russia interprete di un nuovo ordine mondiale che sia multilaterale. da opporre a quello invece unilaterale del consumismo americano che di fatto coincide poi anche con quello europeo, quindi quello sostanzialmente della Nato. Ecco che questa chiave di lettura è una chiave di lettura che ci eh, suggerisce di leggere effettivamente quanto sta avvenendo nei nostri giorni, oggi, come qualcosa che affonda sì le radici eh, nelle contese della guerra fredda, ma ha anche qualcosa di più perché guarda al futuro, perché l'obiettivo della Russia, di Putin, è quello non solo di annettere dei territori, ma di accreditarsi come un player diverso, aperto a una gestione multipolare effettiva. E non soltanto formale, come è invece quella all'interno della NATO, dove tutti sanno che effettivamente, nonostante il fatto che si riuniscano circa 30 paesi, il peso specifico dell'America è sempre chiaramente eh, molto più accentuato rispetto rispetto a quello degli altri paesi, motivo per il quale il tentativo dei BRICS, il tentativo di dare origine a un nuovo fronte di paesi non allineati alla Nato, può suggerire di leggere questa crisi anche sotto questa, questa chiave, sotto questo punto di vista. Professore, come abbiamo visto nelle precedenti, nei precedenti episodi, ehm, abbiamo visto insomma che l'importanza strategica dei, dei, dei territori dove sono avvenuti i conflitti, mi viene in mente l'Afghanistan, mi viene in mente l'Iraq, insomma, era insomma, preponderante. È così anche in questo caso? E se sì, qual è l'importanza di questo interesse geopolitico sull'Ucraina? L'Ucraina si porta dietro una serie di centralità geopolitiche che si sono rinnovate nel tempo. Perché, se è vero che all'inizio del Novecento, come vedete stiamo ritornando al Novecento perché è impossibile non farlo, motivo per il quale torniamo alla domanda iniziale del perché ci stiamo occupando di questi fatti, pur essendoci mossi all'interno del cosiddetto secolo breve. Nel Novecento l'Ucraina era importante dal punto di vista strategico perché era la terra della coltivazione del grano. Era una grande produttrice di grano e quindi come tale era considerato alla pari della Polonia il granaglio d'Europa, nello specifico il granaio della Russia. Mentre la prima era quella dell'Europa, la seconda era quella della Russia. E quindi era importante geopoliticamente per questo motivo, cioè per le sue terre e per l'apporto che poteva dare in tal senso. Ma nel corso degli anni l'Ucraina è sempre stata una nazione, un territorio importante dal punto di vista geopolitico perché rispetto alle evoluzioni della, del fabbisogno energetico che la tecnologia ha imposto si è sempre trovata al centro eh, di contese in quanto ricca sempre di tutto. Così come era ricca di grano era strategica dal punto di vista dell'energia nucleare. Non dimentichiamo che Chernobyl è all'interno dell'Ucraina. E non dimentichiamo che i territori di Chernobyl sono stati i primi a essere con Priat ripresi da Putin nel 2022. Eh, ma andando oltre, sottolineiamo anche il fatto che eh, tutta la fornitura di gas che dalla Russia si dirige verso l'Europa passa inevitabilmente per l'Ucraina. Eh, a netto del fatto che dopo il 2014 con la costruzione del Nord Stream e del Blue Stream eh, si siano trovate altre forme di eh, approvvigionamento europeo, rimane il fatto che eh, in Ucraina eh, i gasdotti sono inevitabilmente più strategici e così a questo si aggiunge il fatto che i territori, il sottosuolo dell'Ucraina sia quello maggiormente fertile delle cosiddette terre povere o delle cosiddette terre rare, cioè eh, di quei materiali dal litio eh, che eh, servono per eh, le aziende dell'automotive, le aziende degli smartphone, quindi dei microchip, di tutte le nuove tecnologie che effettivamente hanno reso e rinnovato l'Ucraina come un territorio strategicamente importante in ogni epoca storica. Quindi non è nemmeno da escludere che l'interesse nei riguardi dell'Ucraina e eh, il fatto che sia tornata prepotentemente contesa, almeno in larga parte, eh, si è da rinvenire nel fatto che con eh, il cosiddetto Green Deal, con la cosiddetta nuova economia eh, verde e con la ricerca di fonti rinnovabili, oggi come ieri l'Ucraina si ponga come un territorio fertile di ciò che serve all'industria, di ciò che serve alla competitività internazionale. Motivo per il quale, da una parte, appunto, gli americani eh, hanno interesse, tutto l'interesse, a soffiare, come abbiamo visto dal rapporto della CIA scritto nel 66 sul nazionalismo ucraino, eh, così hanno avuto l'interesse a creare delle leadership come quella di Zelensky eh, in modo proprio eh, per eh, incanalare il consenso anti russo e così dall'altra parte la Russia cerca di difendere le sue posizioni, soprattutto dopo la crisi del Covid del 2020 che aveva messo a dura prova le catene di approvvigionamento proprio di questi materiali, di quelle cosiddette terre povere, terre rare che servono all'industria dei microchip. Che da una parte eh, la Cina, eh, come dire, introita dai territori che sono sotto la sua sfera di influenza, e dall'altra la Russia non può vedersi in qualche modo scippare da un ingresso dell'Ucraina nella Nato o di un grande avvicinamento dell'Ucraina nei riguardi dell'Unione Europea come chiaramente inevitabilmente fatto si porta voce da, dalla nuova leadership di Zelensky a partire dal 2019. Venendo più propriamente all'attualità, Uh, possiamo considerare, uh, visti gli ultimi eventi, questa guerra finita o comunque uh, che volge al termine, uh, visto che insomma uh, sembrerebbe che l'Europa, la Nato e con essa gli Stati Uniti abbiano quasi finito le cartucce. Ecco. Allora è chiaro che in sede storica noi siamo chiamati ad analizzare i fatti. In questa sede dove l'analisi storica si inevitabilmente contamina con l'approccio geopolitico, ci possiamo spingere all'analisi di almeno tre diversi scenari che potrebbero aprirsi. Il primo è quello più improbabile, e cioè della necessità di un'invasione militare dell'Ucraina, che però chiaramente mh, porterebbe gli animi a essere esacerbati a tal punto che eh, la scarsità di risorse a cui tu facevi riferimento che eh, l'Europa ha e soprattutto la sua dipendenza diretta dalla Nato, ricordiamoci che l'Unione Europea è un soggetto economico e a livello militare esiste soltanto sotto il quadro della Nato, creerebbe francamente una crisi veramente difficile da, da prevedere nella sua, potremmo dire, risoluzione. Dall'altra ci, ci potrebbe essere una risposta di, instabi, di, di instabilità provocata da parte della Russia di Putin, cioè l'obiettivo di Putin potrebbe anche essere quello di creare continuamente delle situazioni di difficoltà militare, di movimentazione di armi, uomini e mezzi ai confini ucraini tanto per eh, mettere in evidenza quelle che sono, e non sono poche, le contraddizioni tra l'Unione Europea e la Nato stessa, perché all'interno di questi schieramenti ricordiamoci che oggi non c'è un blocco monolitico come è stato in passato, non c'è più l'anticomunismo che fa da collante, eh, ricordiamoci che sia all'interno dell'Unione Europea e sia all'interno della Nato e sia sì, all'interno della stessa America il quadro politico è fortemente diviso. Noi sappiamo che alle prossime elezioni eh, politiche dell'America ci sarà probabilmente un rinnovo del derby tra Biden e Trump, e sappiamo che eh, ci si arriva di nuovo in una condizione in cui due schieramenti reciprocamente non si riconoscono, ed è la prima volta che accade in America in cui chi vince o chi perde le elezioni non riconosce il vincente e il perdente. Quindi questo fa trovare l'America e quindi la Nato in, una, in un momento di grande, di grande crisi, di grande difficoltà, perlomeno non c'è un timone stabile, una direzione stabile. Eh, L'altro scenario che è quello più probabile a mio parere è quello inevitabilmente di una divisione dell'Ucraina. Che di fatto già c'è, l'Ucraina è già di fatto divisa, perché le popolazioni che guardano alla Russia, quelle del Donbass, è innegabile che siano, come posso dire, meno siano impermeabili a questa politica che l'America ha fatto di eh, soffiare sul sentimento nazionalista ucraino. In quelle regioni che Putin ha rivendicato, dalla Crimea al Donbass, c'è poco da soffiare eh, sul sentimento antirusso, perché la popolazione è effettivamente russofona e quindi una divisione di fatto dell'Ucraina dal punto di vista sociopolitico già c'è. Quindi potremmo aspettarci comunque una crisi ancora lunga. Una crisi che eh, di fatto ha nell'immediato e nel presente una unica grande e preoccupante per noi conseguenza, che è quella di eh, montare un prezzo che, il cui conto sarà, come è stato già fatto, presentato all'Unione Europea in termini economici, come dimostra la vicenda del gas come dimostra il fatto che la Gazprom abbia inevitabilmente aumentato i costi delle forniture per in qualche modo rientrare delle perdite che questa situazione aveva, eh, aveva generato ed ha generato e continua a generare. Quindi probabilmente lo scenario che vedremo è uno scenario ancora lontano da una sua risoluzione effettiva e definitiva come fu nel 2014 con la Crimea. Eh, ci sarà ancora da, da seguire con attenzione eh, queste vicende, cercando però di inquadrarle, come vedete, in un'ottica che da una parte impone lo studio delle sue genesi che affondano all'interno della logica degli altri della guerra fredda, ma dall'altra impone assolutamente una loro attualizzazione. Ed è il motivo per il quale ci riserviamo in questa sede, a differenza delle altre, la possibilità di replica o comunque sia di proseguire con un aggiornamento rispetto a questi fatti piuttosto che chiaramente agli altri che si sono storicizzati e che probabilmente non avranno bisogno di un approfondimento o di un eh, aggiornamento a stretto giro. Per concludere, le voglio fare una domanda mh, di aspetto diciamo così eh, più escatologico. Ecco. Eh, possiamo, alla luce ecco, anche della, insomma, della differenza di valori, se co possiamo considerare i valori quelli del, dell'Occidente, eh, questo uno scontro diciamo, di civiltà fra appunto, la società eh, consumistica e atea? E quella invece che è um, insomma, una società russa che invece sembra radicarsi ancora di più eh, nei valori tradizionali. Ecco, Putin l'ha specificato più volte: eh, di, di voler difendere la famiglia, di non voler ad, eh, in nessun caso eh, cedere a questa ideologia che eh, si vuole spingere in Occidente del gender, della, della sessualità liquida o di una società più in generale liquida. Ecco, possiamo appunto considerare questo uno scontro di civiltà e, eh, ancora di più, eh, se, mh, come dire, visto dal nostro punto di vista che viviamo da dentro l'Occidente, eh, Putin può essere veramente quello che molti considerano eh, un salvatore, ecco, o comunque la soluzione, la panacea ai mali dell'Occidente, o se anche qui dovremmo stare, dovremmo stare un, più, un po' attenti, ecco. Allora, da una parte eh, è evidente che questa suddivisione eh, da un punto di vista escatologico che può essere fatta propria da chi come noi vede le vicende storiche anche nell'ottica di un significato più alto, trascendentale, noi qui siamo convinti e l'abbiamo fatto in tutte queste lezioni, ma anche nel trattare precedentemente l'altra playlist che abbiamo fatto sulla storia delle rivoluzioni eh, i fatti storici come non frutto di una linea che da un punto di vista hegeliano deve essere intesa come l'uomo padrone del suo destino che cammina verso il progresso infinito ma come una serie di fatti storici che accadono sotto l'egida di quello che è era e rimane il re della storia, cioè Dio, cioè la figura di Cristo. Quindi è chiaro che tutto quello che accade accade all'interno di una lotta escatologica che ad esempio Monsignor Viganò ha ben riassunto nella lotta tra i figli della luce e i figli delle tenebre, che è sicuramente funzionale a quello che è il dettame eh, che viene dalle Sacre Scritture. In quest'ottica è chiaro ed è utile eh, leggere questo conflitto anche sotto questo punto di vista. Ci troviamo di fronte eh, a una eh, società, quella russa, che oggi si impone sicuramente come quella meno contaminata da determinate derive consumistiche, massoniche e potremmo dire anche individualistiche, che invece l'Occidente ha sposato a vario titolo, a vario livello e soprattutto ai vertici di molte delle istituzioni, non solo temporali purtroppo. Che Putin sia l'interlocutore principale, lì rientriamo nel personalismo. Noi non sappiamo quanto durerà la leadership di Putin, perché comunque anche lui è un leader politico e non è un leader religioso. Uh, rimane il fatto che la Russia abbia incarnato questa parte buona della lotta escatologica che negli ultimi tempi uh, caratterizzerà la storia dell'umanità. Bisognerà vedere quanto e come questo argine, che è comunque buono perché obbliga le persone a vedere le cose anche in una prospettiva escatologica, è sotto gli occhi di tutti. L'Occidente all'interno dei confini ucraini con la leadership di Zelensky abbiamo visto che ha in pratica sponsorizzato comunque un personaggio profondamente legato a determinati mondi che sono protagonisti delle derive morali che infestano sostanzialmente l'Occidente. Dall'altra parte Putin è molto più attento a determinate regole e canoni morali e questo è sicuramente da giudicare in modo positivo, però non va nemmeno assolutizzato perché in un'ottica cristiana dobbiamo considerare che eh, l'unico punto di riferimento rimane il piano che Dio ha per l'umanità e per ciascuno di noi. E individuare leader politici in grado di potersi appropriare di questa bandiera è comunque sia anticristico perché rischia di eh, creare nuove pseudo-idolatrie. E quindi va sicuramente analizzato il piano, potremmo dire, dei valori. A livello di valori... Se questo conflitto viene posto anche come una lotta di valori e non più di ideologie come è stato per tanti decenni con la guerra fredda, sicuramente può eh, aiutare anche il dibattito internazionale ad affrontare certi temi e porre anche l'Occidente a, a, a farsi delle domande sul proprio modello di sviluppo a livello morale a cosa ha portato e a cosa sta portando. Cari amici di Cronache di Cielo Terra, anche per oggi è tutto. Vi ricordiamo di condividere i contenuti del canale per aiutarci a crescere e a diffondere sempre più la verità. In più, se ne avete la possibilità, ecco, sosteneteci anche con una donazione per permetterci di creare sempre nuovi contenuti come questo. Vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo episodio.